Ben ritrovati qui in compagnia del dottor E Meg del signor Lune, e che siamo su oggi si Obels. sente gonfio. Un po' sì. Il signor Lune ingrassa anche con l'insalata e poco importa che dietro ci fosse la piada e la birra. Era Era sicuramente sicuramente l'insalata, l'insalata, era sicuramente l'insalata. sì. E ritorniamo su Metal Gear Solid 3, forse l'ultima puntata, Forse l'ultima puntata. Attenzione. Quindi aguzzate, rizzate le orecchie, mettetevi calmi perché potrebbe essere l'ultima volta che Che vediamo vedremo Solid Snake, anzi no, Naked Snake Naked Snake. e Giovane Virgulto. Allora, nello scorso episodio, senza non troppe difficoltà, abbiamo abbattuto. Il signor Lune E in ha realtà non abbattuto. l'avrei fatto io, l'avrebbe fatto un fulmine alla fine della fiera, Esatto. però abbiamo abbattuto il tiranno Volgin. E adesso siamo in fuga col sidecar con quella popputa di Eva. E direi il joystick in mano al dottor Meg e si va. Se vuole sparare, dottore, faccia. Tra l'altro, esattamente come le conviene sparare con un'arma un po' più Sì, infatti ci pensavo perché maschia, se posso permettermi. Tra l'altro, come dicevo, e similmente a quanto dicevo nell'altra situazione in cui ci siamo trovati a scappare con il sidecar, anche qui per completismo, cosa che a noi non interessa assolutamente, ci sarebbero state le rane da sparare. Immagino. E lei può ben immaginare che sia un casino qui non prenderle perché si ritroverebbe sostanzialmente a dover rifare buona parte Sto facendo della abbastanza. boss fight. Sì, ma tra l'altro, dottore, c'è la possibilità di mirare premendo R1, non capisco perché non lo stia facendo. Come scusi? Anziché andare in visuale libera, se lei tiene premuto R1, le Non fa. penso cambi molto, E signor beh, Lune. vede dove sta sparando. Lo troverei molto più utile che sparare in no scope. Però facci lei, insomma, io non mi Ma tutto permetto. questo, notiamo, non ci ha fatto assolutamente nulla perché tanto non. Ah, provi davanti. Ma Vede, vaffanculo. l'importanza di sparare con il mirino è anche quella, che avrebbe colpito qualcosa. Ma va bene così, senza parole, come dice il quasi conterraneo Vasco. Over there dove? Over there. E niente. Lazarevo. Vale, ho come l'impressione che se l'avessimo giocato in difficoltà europeo non saremmo riusciti. Ah, attenzione! Le stanno dando nel coppino, dottore. Ah, tra l'altro quelli di Metal Gear. Vabbè, non ha colpito un cazzo, adesso questi li piglia al primo colpo. Vabbè. Eh no. Inizio a pensare alla botta di culo, onestamente. Però. Dio, buono. Qui se l'è sparato praticamente alla faccia. Vabbè. Headshot con l'RPG ad opera del Dottor Meg. Qui credo che l'abbia colpito prendendo l'albero in realtà. Attenzione! Ok. Altro Eva gli si è C'era spuntata un altro un'unghia, là. credo. Quello Non ha volevo fare preso via la esattamente così. tangente. Niente. Niente. Eccola, davanti, dottore. C'è un ceppo, il ceppo sardo, attenzione! Spari al ceppo! Lei spara dietro. Spara dietro perché è più divertente sparare dietro. Ecco, ha preso il ceppo. Perfetto. C'è il ceppo sardo, sì.
Dai. Quello, questo è praticamente il Sacred Groove. È il sacro boschetto di Evil End 2. Io sinceramente non mi è piaciuto questa sezione. Anche perché, come dicevo, cioè, è inutile sparare. Non... Quasi. Beh, ripeto, con questa difficoltà sicuramente lo è. A difficoltà più alte probabilmente faceva la differenza tra passare il livello e no. Era la cosa, ha visto, dottore? La rana. Almeno una era lì, poi non so, penso non fosse l'unica del livello. Okay. Destra, credo. Però sento, no, è a sinistra. Perfetto. Padi. Quasi. Il titolo della puntata potrebbe essere Il Dottor Meg ci va in no scope. Non li ho beccati, non so. Eh no. Ma la mia o la tua? Dov'è? Tra l'altro luminosità che... È migliorabile, decisamente migliorabile, però capisca anche lei che sei in mezzo a un bosco. Sì, ho capito, ma è inutile che mi fai giocare un gioco in cui non vedo assolutamente Vabbè, allora. Cosa voleva fare? Allora, direi che l'MK22. No, la forchetta. Farla tutti quanta in single action army, è stata figa, eh? Un po' sì. Poi dopo c'era. Doveva partire in automatico la sigla di Rawhide, quella. quella che è stata la. Potrei avere spazio quantomeno per. È il fazzoletto, che da mettere nel taschino comunque fa. Fa. Ok. Ma come? Come è caduto quello? E vabbè. E lui ci va leggermente corto. Un po' sì. Alla Boe Luke qui, un po'. You're pretty good. Zauziori. Looks like they finally gave up. Don't start celebrating yet. We're leaking fuel. Ale. Mettici un... Il dito. Pure un proiettile, cacciato. Guarda... Perfetto. Un po' come Vinales al MotoGP. Vabbè. Ale! Sono figa, sono bella. Volevo fare la modella. Esatto. Bastava avere, siccome abbiamo munizioni infinite, bastava avere il il C4. No, il C4, anche il C4 secondo me poteva bloccarlo. Ma il nastro adesivo con la carrozziere. Ah, sì, il nastro americano anche. Attenzione perché Eva si è ferita. E porca troia. Non è letale, vista da così. Però sicuramente non le fa bene. How's it look? Pretty bad. Not a sense of the bone in your body. E vabbè. Eva. What about you, Snake? I'm fine. That's good to hear. Anzi, ti dirò che mi si è anche scrocchiata la schiena. Ecco.
boss is waiting for you. You have to go. Give me. Non me ne frega un cazzo. No, we're getting out of here. We're still far away from the lake. I'll never make it. I can't believe this. Uh-huh. I never thought I'd see you act this weak. Aia. Qua si va. Ah, va vaffanculo, dai. Lei avrebbe preferito... Dai. È come la ceretta, dai. Un colpo secco. Ale! Passa la paura. Tutto il tronco è assolutamente liscio, solo lì c'era. Beh, ovvio. Quando uno ha culo nella vita. E che culo, mi lasci dire. Ma scusate, ma dico una cazzata. Snake, che ha preso tutte quante le botte e facendo start pura faceva tutto. Ma. Ale, che chiamiamo adesso? Snake, can you hear me? Paramedic, thank God. Eva's been seriously hurt. So have you. Luckily, I think her organs are all al cuore. But... Calm down, Snake. Calm down. You'll both be fine as long as you get the proper emergency treatment. Quello che dicevo io. You're the only one who can do this. Understand? So you've got to calm down. Right. Okay. Okay. Now let's open up the survival viewer and treat ma te lo dicevo pure io. I'm running kind of short. Then non è vero. Switching the survival viewer over to Eva, you can treat her wounds too. Now get to work. Oh, and Snake, I'm pretty sure you know this already. But if you don't have enough supplies for the both of you, your wounds come first. Do you get my meaning, Snake? You've still got a mission to complete. Yeah, I know what I have to do. Like this. Ma io che mi ricordi siamo messi abbastanza benino. Adesso dipende che tipo di scorte ci chiedono. Partiamo da Eva. Ah, prima tocca partire da Snake. Allora, osso fratturato, nessuna benda. Quindi qui sarà da fare stecca e benda. Stecca. E ok. Taglio profondo, emorragia, quindi allora. L'emostatico. Sì. E taglio profondo sarà che di sutura. Sì. E il disinfettante. Disinfettante. E la benda. Disinfettante. E benda. E benda. Perfetto. E Snake sta un cremino. Adesso Eva. Oh, e qui vediamo Eva nuda, molto nuda in effetti, perché andiamo ben sotto. Emorragia, l'emostatico, e disinfezione, ok, addome perforato, problema del lavoro. Allora, cioè, Ale. Era tutta sta pugnetta, madonna, sembrava che stava per morire, l'abbiamo... Adesso sta un cremino, non rompere i coglioni, alzati. Mangia un calorie mate. Un calorie mate. Can you walk? Yeah, I think so. E adesso le sparano. È giusto. Bella sta inquadratura. Ma Kojima i video li sa fare, bisogna dire questo. Pensa, Kojima youtuber, faceva meglio di Favij. questo sì che attira figa come se non ci fosse un domani. Non l'abbiamo mai sparata la Singulation Army, secondo me. No. Com'è il feeling? Ne l'hai mai provata? Non me lo ricordo.
Ale, pronto? Chiama Agnesi. Snake, are you all right? I've been better. What about Eva? I healed her up. She can manage. Good. Io ho anche toccato le tette. Detto pure io. Snake, you'll take the lead and break through the enemy's line of defense. Eva will ordinarily be following behind you. If you lie on your belly, she'll lie down as well. If you slip and fall off a cliff, she'll follow right behind. You can call out to Eva by pressing the action button. Head to the lake along with Eva. Ah, non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo, la mettiamo subito. Beh, in verità tutte ste armi non mi servono. Beh, basterebbe la forchetta per gli animali. Infatti, la forchetta la teniamo, l'RPG la lasciamo stare un momento. La stordente. Beh, non sappiamo se becchiamo altri soldati russi, quindi potrebbe vabbè, tornare. Però nel caso... Ok, intanto lì vedo che c'è un serpentone. Lo sforchettiamo per bene. Molto bene. Apparentemente era anche buono. Eva dovrebbe mangiare, credo. Ma glielo dobbiamo dare noi? Immagino di sì. Perché glielo devo dare io? Perché lei non ce l'ha. Sì, è anche un po' gentiluomo, voglio dire, dottore, no? Ma tipo glielo devo lanciare, cosa devo fare? Non lo so, provi ad avvicinarsi a Eva, veda se c'è modo di interagire in qualche modo. E se gli fa una mossa CQC? Tipo, col tondo? No! Ah, ok. Questo fa. Perfetto. Beh, bello comunque. Ne scelga uno. Ah, vede, Eva. Beh, no, però ha funzionato. Eventualmente la stessa cosa si può fare anche con le armi? Cioè, può dare delle armi a Eva, oltre ottima alla... Ottima domanda. Mi sembrava di no, perché tipo... No, può fare solo selezione e deseleziona. Ok, come non detto. Possiamo divertirci ad avvelenare Eva dandogli da mangiare la merda. Lei vuole proprio quel fungo, eh? Non... Sono un fungo wachuari velenoso wachuari. Lei no, questa ovviamente non sa di cosa sto parlando. Di questo no, ammetto. È una canzone da scout. È una canzone che mia sorella cantava quando era all'asilo. Ah. Rospi di merda. Perfetto. Rana B. Andiamo avanti, dottore? Tanto che di roba da mangiare ce ne abbiamo. Ma io la voglio tutta. Vede? Ma fai davvero? Era nascosto, dottore. Non l'ha visto. Ma sei cretina? Muoviti. Va di dottore. Oh, comunque Eva, ragazzi, sta bruciando... calorie, come se non ci fa, c'ha il metabolismo veloce. Infatti è magra, ma solo che mangia come un idrovora. Attenzione. Giustamente hanno visto andare a fuoco il bosco, dice chissà cosa sarà mai. Vale ancora la regola che dobbiamo. Cos'è? Beh, possibilmente il non letale è sempre preferibile, però... Ok. Anche perché credo che valga sempre il discorso dell'allerta. Se vengono allertati arriva altra gente, quindi... Ah no, quello certo. Ah, già parte proprio... va bene. Devo dire che... Dove? Ecco. Dov'è? Penso dietro, dottore. E porca troia! Vada... Perfetto. Ah, arriva gente. No, a sto punto allora andrei... alla cattiva. Perfetto.
perfetto. Provi ad andare avanti. Arriva gente. Andiamo però, Eva, dai. Eva. Finché c'è gente mi sa che... Vadi. Oh. Posto. Eva. È ferita. È ancora ferita. Vabbè, giusto, abbiamo ucciso, per cui non abbiamo diritto a nulla. Attenzione. Che sì, però sempre lei prendono, eh? Non è che... vuole che... cioè, se devono vedere tra una bella figa e... ci sta. Scusate. Devo dire che questa missione di protezione non sta andando come avrei voluto. Lo prenda. Ma vaffanculo. Tenga premuto il tondo, al limite le fa il CQC. CQC col tondo. Ah, arriva gente. Allè, via. 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 Dov'è? Lassù. E va, puoi sparare anche? A posto. Dai, andiamo. Ed è così si fa prima. Però ti devi muovere, ragazza, Cioè. Sì, è ferita, poretta. Tra l'altro dovrà anche ridare da mangiare, vedrà, Sta consumando un sacco la ragazza. No, deve essere vicino a Eva per... Mi porto, la uccido! Arrivano! Vadi! Ce ne sono sicuramente degli altri. Eccoli. Dai, andiamo. Attenzione. Sempre comunque in linea di tiro, È incredibile sta cosa. Perfetto. Il sistema di mira, vi posso assicurare che è qualcosa di... Lei perché non è più abituato. Devo premere 8 tasti per poter mirare. Vada, teoricamente dovrebbe venire. Dai! Ho capito, ma così è insopportabile. Ma se lei passa il coso, secondo me. Lei, quindi, se non si mi sta dicendo, lasciala lì. Che prima o poi arriva. Penso, non ne sono sicuro. Però. Anche perché ogni volta mi sparano a lei, colpiscono me. Mi fanno male al cuore, questa è la verità. La prendono sul personale. Era di qua da... attenzione. Adesso dirà, no, ma devi aspettare Eva. Dottore, per favore. Dovremmo andare a riprendere, mi sa, è l'unica. Era di qua? Non era di qua. Vada pure. Andiamo? Dai! Mamma mia. Posto. Adesso non ci sono più le persone ostili. Andiamo, dai. Andiamo. No, dall'altro lato. Cazzo. Arrivano degli altri. Posto, dai. Ci arrivano altri 3. Dai. Dove cazzo stai andando? Ma al contrario. Krishna, Are. E che pugnetta. No, ma è lei che si piega, non è. Vogliamo andare, per favore?
Non ci credo mai nella vita! Beh, dai. Cazzo. Questa è l'MK. No, no, gira un'altra. Questa qui. No, una, questa qui, quella. La 1900, la Colt 1911. L'hai messa malissimo. Hai rotto il cazzo. Ce n'è altri? Okay, allora, è in cautela. Come faccio a chiamarla? Ci sarà modo. Tastazione che io sappia è... Forse con... Ah, vaffanculo. Con triangolo? Sì. Ma a me perché me lo faceva in automatico? Si vede che boh. Guardate come brucia calorie Eva, ragazzi. Adesso viaggia, eh. Guarda come corre. Le converrebbe quasi, signor Luna, ogni volta che si mette in un punto, aspetta, si mette giù, l'aspetta così recupera vita molto più velocemente. Dai. Sì, lo sappiamo, lo sappiamo. Snake, the lake is just so sì. Dai, vieni. Sono già buttato a terra a fare il morto. Dai. Una. Scaletta! Quanto le manca? Sai che se gli astruzzi hanno capito la situazione. E se non è così è grave. Perché vi siete persi probabilmente la migliore... La migliore serie di Hobbes che ancora dobbiamo completare. Che però. Nessuno ha mai guardato, tra l'altro. Nessuno ha mai guardato. Un po' come Evil Land 2. Esatto. E vabbè. Sì, vaffanculo, dai. Che lei possa fare quello, messa come è messa. Posso fare quello. Occhio, ce n'è uno davanti a lei. Visto. Ah, l'ha beccata, niente. MK22. Perfetto, è già silenziata. Esatto, che se fai cambia così... Cambia arma. Esatto, AK. Posso fare il CQC con questa? Credo di no, vero? Mi sembra di no. Bel headshot. Bel, mamma mia. Stronzi. Quella signora non è MK20. Sì, lo so. Ma faccio prima così che ammazzarli. Dov'è? Post. Ok. Li razzi un po', se no non... Quindi c'è un altro merda qua da queste parti. È lì. È qui. Perfetto. Io lo farei con un Mosin Nagant, se posso dirla. Addirittura. Che non abbiamo selezionato, secondo me. Ah, male. Allora. Zaino, arma. Razione. Claymore. Che non lo sapevo. Ancora non abbiamo mai sparato con l'M30, almeno io non ho mai sparato.
Io sì, mi pare sì. Cazzo. Preso. Cambia arma, se non... Apparentemente non ce n'è altri, vero? Passi all'MK. No! Ti addormenterai prima o poi, no? È ferito. Cazzo. Dove? Ma dove non c'erano prima? Dove, come hanno poppato? Ma la Madonna, che cazzo era? È ferito, signor Luna. È su tutti, sì? Quanti andati a dormire. Perfetto. Quindi, vabbè. Allora, coltello. Benda. Kit di sutura anche. Kit suture. Emostatico disinfettante. Coltello. No. Sì, benda. Emostatico disinfettante. Post. Chiamiamo quella puttana. Adesso se vieni qua. Affamata. Gli dia il fungo della Siberia, la voglio proprio sentire, per quanto rantolare ignorante. Nel... Esatto. Però le deve far mangiare proprio la merda, signor Luna. Vedi, lei è troppo buono, ed è ancora la razione russa. Una che fa così? Cazzotti, non la razione russa. Ho sbagliato il ceppo sardo. Tipo la raganella si deve mangiare, sta stronza. Non gli dà un cazzo. Dai, andiamo di razione russa almeno. Vabbè, però quello è. Io l'ho detto che bisognava scoparsi i paramedic. Lei invece... A costo di farsi malmenare i coglioni con un film... Sì, però almeno lì, sai... Questa è proprio invornita, una cosa diversa. Vabbè, si è fatta male, dai. Dai, vieni. Vieni, maledetta. No, è troppo lontano, non riesce. Non ci credo. Dai. Bisogna dare da mangiare. Ancora? Sì. Porca troia. Quanto mi costa? Io... Le sparerei in bocca due raganelle, così smette di rompere i coglioni. Lei, dottore, è un truce. Sono lasciato. Ale, di nuovo, scaletta. Oppa. Dai, siamo arrivati? Anche perché ci saremo un po' rotti i coglioni. Dobbiamo andare al finale, cazzo, qui. Beh, forse ci siamo. Non diciamolo troppo forte, ma... Il lago. Guarda come corre la puttana. Ah, adesso, We made it. Io ce l'ho fatta con quello che mi sei costata. It's the boss, isn't it? I'll go get the wig ready to take off. Right. Mo vediamo. Qui direi di tutto quanto di MK22. Dovremmo farlo. Sì, non letale, quindi. CQC. O Mosin. CQC, Mosin. CQC, Mosin e MK22. E le granate stordenti. Cos'è? C'è stato il passaggio di.
E porca troia. Cos'è? Cos'è sta roba? Cosa cazzo è? Perché sono in menopausa! Questa è la verità. Yesterday's ally becomes today's opposition, and this Cold War. Think back, when I was leading the Cobras, America and Russia were fighting together. Now, consider whether America and Russia will still be enemies in the 21st century. Somehow I doubt it. Enemies change along with the times, the flow of the ages, and we soldiers are forced to play along. I didn't raise you and shape you into the man you are today, just so we could face each other in battle. A soldier's skills aren't meant to be used to hurt friends. So then what is an enemy? Is there such a thing as an absolute... Il pippone del boss comunque, eh? Jeans! Jeans! And the reason is that our enemies are human beings like us. Quindi? Philosophers must be reunited. I will devote my skills to that purpose. And with the Colonel's money, I will achieve that. Just as I once created the Cobras. They are my family. I may no longer be able to bear children, but I still have a family. Come Toretto. Esatto. Oh, Dio di Dio. Mi sa che divideremo questo video in due parti, dottore. Oh, mio Dio. Oppure tagliamo molto sulla prima parte. Non so se ce la facciamo. Viene un video troppo lungo, glielo assicuro. Quindi non sarà questo l'ultimo episodio, ma il penultimo... Ale. Perché eri radioattivo? Esatto. Il ragazzo radioattivo! Per Digimacco! No, dici davvero? Quello è lo Sputnik. Infatti. Decided to send a human being into space.
E fu the boss. Ebbene sì. Ecco. After all, I'd already been irradiated once. Of course, you won't find any of this in the history books. I could see the planet as it appeared from space. That's when it finally hit me. Space exploration is nothing but another game in the power struggle between the US and the USSR. Politics, economics, the arms race, they're all just arenas for meaningless competition. I'm sure you can see that, but the Earth itself has no boundaries. No east, no west, no Cold War. And the irony of it is, the United States and the Soviet Union are spending billions on their space programs and the missile race, only to arrive at the same conclusion. In the 21st century, everyone will be able to see that we are all just inhabitants of a little celestial body called Earth. Earth. A world without communism or capitalism, that is the world I wanted to see. But reality continued to betray me. In 1961 I was sent to Cuba, to Bahia de Cochinos. Beh, direi che comunque sia la merda l'ha tirata su tutta lei, eh? Sì. Una a caso, mandiamo il boss. Driven from the surface world, and I went underground. Then, 2 years ago, I faced the sorrow, my old comrade in battle. He was my friend. But one of us had to die. I was left with no choice. The sorrow gave his life for me. There is no enmity between us. One must live, and one must die. That was the mission. The ones who gave me that mission were the philosophers. Attenzione. Early in the 20th century, the true holders of power in the United States, the Republic of China, and the newly formed Soviet Union, gathered together in a secret meeting that would later be known as the Wiseman's Committee. The secret pact they formed there marked the beginning of the philosophers. But the last of the original members died in the 1930s. After that, che è quello che sapevamo da Metal Gear Solid 2. The Wiseman's Committee degenerated into a mere shell of its former self. The philosophers of today have no sense of good or evil. Their influence extends to countries and organizations involved in every aspect of every war. They have become war itself. Molto bene. That's how they operate. The sacrifices of war cause a shift in the times. This shift leads to renewed conflict, and in turn triggers the next war. Like a nuclear chain reaction, each conflict sparks countless others, forming an endless spiral that will continue on for eternity. Do you understand what I'm saying, Snake? By consuming me and you, the philosophers intend to keep that cycle going forever. It was my father who explained all of this to me. He was one of them. Dun dun dun. I am the last remaining child of the philosophers. No. Ma Volkin lo sapeva questo? Non credo. My father was killed by that same shapeless, formless organization. And my father isn't the only thing the philosophers have taken from me. In June of 1944, the Cobras and I took part in the landing at Normandy. Sempre rimarcando il fatto, mission to locate and destroy enemy V2 rocket installations.
Ah. I gave birth on the field of battle. E vabbè. A beautiful baby boy. But my child was snatched away from me by the philosophers. E no. Chi è il figlio di The Boss? Non penso che arriva. E che il chirurgo ha fatto un lavoro di merda. Perché iniziare a tagliare l'altezza del petto. Non è che avesse proprio le idee chiarissime. Voleva fare il brisket. E Dio buono. Lo credo bene. Non ha fatto nulla. Non ci hanno fatto premere nessun testo. Esatto. Ale. One must die and one must live. No victory, no defeat. The survivor will carry on the fight. It is our destiny. The one who survives will inherit the title of boss. No. And the one who inherits the title of boss will face an existence of endless battle. I'll give you 10 minutes. In 10 minutes, Migs will come and bomb the hell out of this place. If you can beat me in less than 10 minutes, you'll be able to escape in time. E porca troia. The greatest 10 minutes of our lives, Jack. Boss. You're a soldier. Finish your mission. Prove your loyalty. Face me. Ma noi questo lo vedremo nel prossimo episodio. Assolutamente sì. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Vi invitiamo a commentare e iscrivervi se ancora non l'avete fatto. A fare come sempre tanto l'amore in estate, in autunno, in inverno. Perché quando vedrete questo probabilmente sarà verso Natale. Per cui buon Natale! E auguri ai figli maschi anche, per dire. No? Magari non con quel parto cesareo come ha subito The Boss, perché... io non sono un dottore, è leggermente impegnativo. Non si fa così, ve lo posso assicurare, perché non inizi a tagliare da dietro la schiena praticamente. Assolutamente lì no. Eventualmente era per fare il polo alla cacciatora, che magari dice devo sventrare tutto e poi esatto. E vi invitiamo a seguire altre serie, prima fra tutte, visto che l'abbiamo menzionata prima, Army of Two, che nessuno si è mai cagato male, molto male. E noi ci rivediamo per il gran finale, sempre soltanto su... Oh, beh, signor canale, sul Tubo Italiano. Il canale che comunque ne sa qualcosa di chirurgia, anche estetica. Anche estetica. Ciao! Ciao! Tutti su Opens, il miglior canale sul Tubo Italiano. Io sono il signor Lune. Migliore. Io sono dottor Meg, comunque. Il dottore! Comunque sì. Cioè, me l'ha detto prima, Instagram, cioè è una fonte... Ah, beh. È una fonte... Cioè.